Ma per arrivare fino a Guccini che canta Venezia che muore. È un mito letterario che è legato all'inesorabilità del sorpasso cronologico, logistico che Venezia subisce. Signori, tornano i video di storia del viaggio di scoperta. Mi è stato commissionato un video su un palazzo storico di Venezia. Siccome la ricerca mi ha aperto un mondo gigantesco, ho deciso di rendervi partecipe della ricerca e di tutto quello che sto trovando. Grandi cantori di questo mondo sono gli inglesi, i francesi. Se guardate tutta la letteratura, è dall'Ottocento che gli inglesi scrivono appunto della morte, Venezia morente, Thomas Mann, morte a Venezia. Ma per arrivare fino a Guccini che canta Venezia che muore, no? Cioè, è un mito letterario. Ed è un mito letterario che è legato all'inesorabilità del sorpasso cronologico, logistico che Venezia subisce nella contemporaneità nostra come delle persone che vivevano dell'Ottocento, ma allo stesso tempo è anche il tenere in vita un sogno, come attaccarsi fondamentalmente. Ovviamente se questi video vi piacciono seguite il canale e io farò altri video. È un po' come attaccarsi a una persona che non si vuole mai far morire, ma allo stesso tempo non la si vuole neanche mai far vivere, no? È come se noi tenessimo il bambino che c'è in noi, il piccolo, non cambiandogli le scarpe, non cambiandogli i pantaloni, non cambiandogli le mutande. È ovvio che questo comincia ad avere, no? Degli spasmi muscolari perché non gli stanno più i vestiti. Questo è quello che succede a Venezia. E dall'altro lato tu hai un altro gruppo che spinge per altro. Fighissimo.